Buongiorno ragazzi, ecco il mio pa. Come vedete sono in Polonia e oggi un grandissimo giorno perché si sposa il mio fratello. Wow! La giornata è sicuramente lunghissima, adesso io mi sto preparando. Mia mamma va da parrucchiere, devo truccare mia mamma, devo truccare mezzo famiglia, poi vado con mio papà, infatti devo truccare la sposa, la mamma della sposa, il testimone. E credo che poi è finita e vi faccio vedere anche com'è il matrimonio in Polonia, anche se non sarà una festa tradizionale, nel senso che sarà una cosa per pochi, molto camerale, ci saranno 32 persone, quindi davvero proprio pochissime persone e anche pochi familiari sono stati invitati per appunto non fare un festone della Madonna. Però ci divertiremo lo stesso, vedrete. Faccio vedere il mio outfit. Non so se si vede bene qua. Comunque, questo è il vestito. Mancano ovviamente le scarpe, non sono queste. Con questi orecchini che ho preso da J. Crew. Make up fatto, adesso aspetto mia mamma e ci vediamo dopo. Forse qua si vede meglio. Vedete, dietro c'è questo fiocco nero. Avrò poi le scarpe nere aperte e ci sono fuori tipo 12 gradi. Infatti il tempo è diventato bruttissimo. Noi siamo tutti vestiti estivi, tutti con i vestitini. Ecco, qua si vede bene. Questo vestito è di Sandro. È un marchio francese. Hanno davvero bellissime, bellissime cose. È un po' stile, un po' molto retro, però mi piace. È abbastanza semplice, perché è un vestito molto semplice, non ha neanche qua la taglia, è proprio bello dritto. Ma mi volevo un po' adattare alla sposa, perché Asha, la futura moglie di mio fratello, è una persona davvero semplicissima. Lei si vergogna proprio di questo giorno, è una bellissima ragazza, altissima tra l'altro, davvero, potrebbe essere una modella, ma è molto molto semplice. Allora non volevo strafare, ho strafatto un po' con gli orecchini, un po' stile Dolce & Gabbana. No, ma lui è mia mamma. Mamma, finita col make up, ditemi poi come vi piace. Infatti ridevamo con mia mamma perché si è vestita con la maglia all'incontrario. È tutta agitata. Pozdrav wszystkich, ciao. Ciao. Non avevo tanto tempo di girare in casa, volevo farvi vedere le mie scarpe ancora. Senza le calze, guardate che belle. Ciao, vado a truccare la sposa. Eccoci alla casa della sposa. Questo è mio fratello, ha detto che è già pronto. Qua c'è la macchina e c'è scritto gli sposi. Ah, è lì. Ecco, adesso montiamo puschi, no? Ha detto che adesso vogliono mettere le lattine dietro. No, no. Sposa, oggi in Italia dice po' vuosco movie. Adesso cominciamo il trucco, siediti, usciamo, ok? E proscia, ciao! Ciao! Anche se oggi è in italiano il vlog, adesso la mia nipotina ha preso in mano la telecamera, quindi... Jaka się ubieraj, bo ty się nie zdążysz w ogóle. No, ja to zdążyłam. Tu jest Nina. Się musicie sami teraz poprzedstawiać, bo to jest siostra Staśka. Cześć. Ciao. Siostra Staśka. To cię czuję już tak przeleciałam. No to super, to wyłącz. Na ten czerwony, wiesz? Dobra. Mama. Spokojnie, że się nie spieszyć. A jesteście jedyna para dzisiaj? Czy więcej dzisiaj jest? Chyba z tą brata, co ten będzie nam używała.
Była wczoraj czy przeczoraj? Czy koleżanka da się iść? No tak, ale razem pracujemy. To mam akurat czasteczkę na mnie. No właśnie, no. Jak się wszyscy znają. No jasne. Drugiego. To są różne, tak? Nie, 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 poprawić. Pan to na makijaż. Jeszcze nie miałem być. Golenie. Ja już idę na pole. Na Madura. Na piecyk. Na wodą. Właśnie. Cały namiot. Jedzenie było jak z ust. Na kolację, na godzinę, na kolację. Mówię, na bezrybiu i na ryba. Teraz miałem taką przygodę w wojsku. Zajęliśmy sobie. Abbiamo finito a lavorare finalmente! Sono qua con le ragazze! E con tutta la famiglia! Con la mia zia Nina! Ciao! Qua c'è. Sono tutte le persone! E lo zio! Ah, tu dai mi braccio! Wow! A pokaż jaką masz fryzurę. Guardate Nina, che pettinatura, wow. No super. Możesz się tam nie chować. Powiedz mi kofety strzelić? Nie, to nie będzie miał zabrzak. No, nie wiem, musi być. To jest tradycjonale, che gli stanno dando il benvenuto con sale con il pane. Ale dobre, nie inaczej to smakuje. A teraz mamy dla was taki test. Bo w jednym kieliszku je woda, a w drugim jego żołądek. Dzień dobry. Bo chcemy sprawdzić, kiedy też będzie w tym małżeństwie rządził. Kurde! Że gości są weselni, nie ponurzy jacyś i ponuraki. Odchudzała się pół roku! Teraz, że... A zaraz, bo to... Proszę, to na zdrowie. Ja bym tak prosił o rzucanie taki. Auguri! Poi intanto vi facciamo vedere qualcosa di tradizionale. Qua ci sono diverse cose di verza, di cetrioli, una roba che non piace agli italiani, insomma. E poi, come da tradizione, il primo pasto del matrimonio solitamente è il brodo. Infatti c'è già la pasta preparata. Ciocia tam jakiś wieczór, no bo miałaś na niego. E questo, guardate,
è il dolce che ha fatto la sposa, tra l'altro, perché lei è bravissima a fare i dolci e sarà sicuramente buonissimo. Questa ha fatto la signora, quella che ha sposato loro, questi pasticcini. Sono buonissimi. Ciao. E qua dormiamo. Adesso andiamo a parcheggiare un po' le valigie, perché poi dopo forse non avremo più le condizioni. Guardate il cagnolino, ciao piccolo. Ok, ecco la casa nostra. Stiamo lanciando le lanterne, attenzione, attenzione, vediamo se riusciamo a bruciare qualcosa. È rimasta la mia cugina alla console e credo che è l'ora di finire questo video. Ci vediamo domani, ragazzi, in polacco, ciao!